I primi due film di Harry Potter furono diretti da Chris Columbus. Purtroppo, appena iniziato a lavorare al terzo, Chris Columbus decise di abbandonare il suo ruolo. E J.K. Rowling, innamorata del film La piccola principessa, decise di chiedere al suo regista ideale, Alfonso Cuarón. E bastano pochi attimi per notare che lo stile di Cuarón non è lo stesso di Columbus. È più cupo, più comico, meno pulito, ma altrettanto immersivo. Bene, questo film era una sfida particolare da affrontare. Tanto per iniziare, perché questo è il primo film di Harry Potter che non ha un lieto fine. Sirius resta ricercato, Lupin viene licenziato, chi ha mentito è ucciso e libero e chi è buono e innocente è punito. Inoltre, in questo film manca Voldemort. E mancano gli elementi che hanno retto i due film precedenti. Quindi vediamo come questo tizio, regista di Roma e di Gravity, ha gestito la situazione. Allora, ci furono una serie di modifiche portate da Cuarón. Le divise vennero cambiate. Viste alle spalle, tutti gli studenti erano uguali, così Cuarón decise di riempire i cappucci del colore delle rispettive case. Nei primi due film le divise erano sempre perfette, ma Cuarón chiese ai ragazzi di mettersele da soli, in modo che lo facessero a caso, come uno studente farebbe. Chiese agli attori di Harry, Ron ed Hermione di scrivere un saggio sul loro personaggio per capire che cosa gli attori pensassero dei loro ruoli. E aggiunse diverse riprese per mostrare come i set fossero collegati tra loro. Questa ripresa per mostrare come si passi dalla sala grande alla scalinata. Questa ripresa per mostrare tutta la strada dalla torre dell'orologio al capanno di Hagrid. E visto che tolsero budget, non ambientò nessuna scena nelle aree più costose di Hogwarts, ovvero quelle che utilizzavano siti storici, come i campi di allenamento, il cortile di trasfigurazione, la scalinata all'entrata. La sceneggiatura, però, chiedeva la presenza del capanno di Hagrid e del platano picchiatore, entrambi set costosi del castello di Alnwick, un sito storico che richiedeva 1000 permessi per girare ogni scena. Così cambiò quei set, supponendo, e aveva ragione, che tanto non avrebbero più dato soldi, non sarebbero mai più stati disponibili per i prossimi film. E aggiungendo invece la torre dell'orologio in un punto in cui prima non c'era nulla, e infatti era previsto proprio per occasioni come questa, e inserendo quindi uno dei luoghi più famosi di Hogwarts. E riciclò diversi set vecchi, come Mielandia, che è il set di Ollivander, o l'aula di divinazione, che è la stessa di difesa contro le arti oscure, o l'aula di astronomia, che è l'ufficio di Silente. E attenti, è diverso da ciò che fece Newell. L'aula della McGranite c'era, perché cambiarla? Mentre l'aula di astronomia non era mai apparsa, e vale infatti per tutti i set che Cuarón ricicla. E cambiò pochissimi attori, Michael Gambon, visto che Richard Harris era deceduto, la signora Grassa e Tom del Paiolo Magico, entrambi attori di sfondo, ma che non erano fedeli ai libri. E se state per dirmi che cambiò anche Vitius, no, non lo fece! Non a caso in questo film non ha il solito doppiatore italiano, fateci caso. Perché nei vecchi film avevano voce tipo: non dimenticate il bel movimento del polso che abbiamo provato. Agitare e colpire. E nei film successivi ha una voce tipo: ah, era ora, vi ho cercato dappertutto voi due. Che è lo stesso doppiatore, ma in questo film no. È la cuferia, signore, ma non c'è niente. Ah, grazie. Sì, anche il terzo piano è sgombro, signore. Molto bene. Perché? Perché quel personaggio, secondo la sceneggiatura, è il direttore del coro, non è Vitius, è l'insegnante di musica di Hogwarts. Solo nel film successivo avrebbero cambiato le cose. Su un set quasi tutti gli specchi e i vetri sono finti. E se non lo fossero, nei riflessi si vedrebbe l'attrezzatura. Così Cuarón, per tutto il film, in continuazione, visto che tanto i vetri sono finti, ci passa attraverso. Ah, beh, finiti così i cambiamenti più o meno. Comunque Cuarón era in difficoltà con questo nuovo libro da adattare. C'erano nuove location, come Hogsmeade, ma è un villaggio alla fine, è un villaggio di negozi. Troppo facile confonderlo con Diagon Alley. Bene, lui trovò modo per rendere Hogsmeade completamente diverso da Diagon Alley, ovvero renderlo un villaggio natalizio di legno con tetti spioventi. O i dissennatori, che nel libro erano troppo simili al Voldemort del primo film. Bene, si assicurò di renderli diversi. Mantenne le tradizioni di Columbus, come usare Edwige per mostrare il cambio di stagione e usare il tema scritto da John Williams per la colonna sonora.
ma al tempo stesso decise di dare informazioni al pubblico senza che se ne accorgesse, l'opposto di quello che faceva Columbus, che cercava sempre di essere molto palese. No, Quaron ti dice un sacco di cose di cui non ti accorgi. Mentre Tom fa gag col cibo, sentiamo il ministro spiegare le pratiche di dissimulazione per la magia minorile. Mentre la signora grassa canta, vediamo per la primissima volta Ser Cadogan, che tra l'altro in quella scena sta correndo da un quadro all'altro, facendoci scoprire che è possibile. O le parti importanti del discorso di Silente che sono accompagnate da qualcosa di visivo, come la luce della candela che viene spenta e riaccesa con la magia. Lupin doveva essere un professore da mare? Detto fatto, chiama gli studenti per nome. Noi non lo vediamo mai dietro una cattedra, al contrario di qualsiasi altro professore, e non lo vediamo mai in piedi con gli studenti seduti, ma sempre tutti insieme, lui è sempre accanto agli studenti. Poi nel libro c'è una lezione su come distinguere un lupo da un lupo mannaro. Ma davvero? Cioè tutti in sala sanno che cos'è un lupo mannaro. E così ha cambiato la lezione, rendendola sulla differenza tra lupo mannaro e Animagus, qualcosa che torna utile per capire la differenza tra Sirius e Lupin. Ha senso! Nel libro Harry sceglie un ricordo per usare il Patronus, ovvero se stesso che va sulla scopa per la prima volta. Banale! Questo film è introspettivo sul ruolo di Harry, che per la prima volta vuole uccidere qualcuno, per la prima volta punta i piedi con gli zii, per la prima volta scappa di casa. Quindi Quaron ha scelto un ricordo che fosse un attimino più sensato e profondo e che solo chi ha vissuto una perdita può capire, ovvero un ricordo che forse ti sei addirittura inventato, che è molto semplice ma complicato, come i tuoi genitori che ti guardano e sorridono. Quaron capisce che il film non può raccontare tutto, quindi anziché rimuovere scene utili alle avventure di Harry, taglia solo quelle storie che non lo riguardano direttamente, come i malandrini. Sì, è vero, è una bellissima storia, ma effettivamente se devo scegliere tra tagliare questo e tagliare il lupo mannaro, scegliamo i malandrini, mi dispiace. Amo quella storia, ma capisco anche che sia la più sacrificabile. Certo, è interessante, ma funziona meglio come chicca da trovare nel libro, che come una lunga spiegazione nel film dove comunque non aveva niente a che fare con l'intera struttura drammaturgica della saga. Inoltre capisce che il film deve essere comprensibile a chiunque, anche per una persona che non ha visto gli altri film di Harry Potter. Per una persona che non ha visto gli altri film è impossibile guardare il Calice di Fuoco, o anche peggio, come fai a goderti il Principe Mezzo Sangue o un film di Yates se non hai visto i film precedenti? Quaron invece no. Quaron decide che la trama deve essere comprensibile a chiunque non conosca la serie. Quindi, non hai visto il film precedente, allora non puoi sapere che il platano picchiatore sia pericoloso. E allora nel film ti mostra da subito che questo albero esiste e che fa a botte. Non sai che Ron ha un ratto? E allora lo dimentica in stazione, così c'è motivo di mostrarlo. Non sai che Harry è orfano e vive con gli zii? E allora zia Marge te lo ricorda e lo ripete. Siamo in un mondo magico, quindi guardate quanta roba magica c'è in una sola sequenza. In molti altri film ci si dimentica della magia a un certo punto. E i personaggi in un mondo magico fanno poco o niente di magico. Qui invece il film te lo ricorda in ogni istante. Ci sono film in cui le scale non si muovono, in cui i quadri non si muovono, in cui i fantasmi non ci sono, e invece Quaron te li infila ovunque perché vuole che tu sappia che anche se in questo film non c'è nessun fantasma che spiccichi mezza parola, tu sappia comunque che a Hogwarts i fantasmi ci sono e come. Guarda questi momenti, guarda quanti ce ne sono, tutti dedicati a ciò che Harry prova. Ci sono numerose scene che hanno lo scopo di divertire e scene che ti fanno cacare sotto. E scene che ti fanno dire, Dio mio, amo la magia. E la colonna sonora? Oh, John Williams, compositore di tutti i film di Harry Potter fino ad ora, ha realizzato dei pezzi incredibili. Una colonna sonora che simula il ticchettio dell'orologio per rappresentare il viaggio nel tempo. O i cari vecchi temi dei primi due film, e temi nuovi, densi di suspense e di ritmo, e un nuovo tema unico per questo anno scolastico che torna per tutto il film, oh mio Dio! E la nuova area di Hogwarts è diventata così famosa e così importante che a un certo punto
nel film successivo Newell ha detto: ma sai che la voglio riciclare questo set, anche se in realtà mi serve questa scena fuori dalla sala grande. Allora ha fatto letteralmente copia e incolla, ha preso quell'area e l'ha copia e incollata davanti alla sala grande, perché ne voleva due di queste cose, ne voleva due uguali, ed è l'unico pezzo, oltre alla sala grande, ad apparire in tutti i film successivi. O l'acqua che si congela con i dissennatori? Cioè, nel libro si parla solo di una sensazione di brivido. Qui, la mostra. E la stamberga strillante? Vi siete accorti che strilla per tutto il film? Ascoltatela! Soprattutto si muove, magari puoi non notarlo, ma lo fa. O guardate Timothy Spall, è stato un ratto per 12 anni e allora sembra un ratto, ha i baffi da ratto, sta tutto gobbo, sembra lercio, è così che deve essere. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban non ha neanche un montaggio musicale, ve ne siete accorti? Perché il tempo passa, perché vediamo le 4 stagioni sul platano picchiatore. E poi, beh, questo episodio racconta il primo fallimento di Harry, no? Quindi per la prima volta Harry perde, Sirius resta carcerato, Codalicia scappa. Il film riflette questa cosa. Così come il tema del tempo si riflette sugli ingranaggi della torre dell'orologio, questo fallimento si riflette in un film che gioca su colori più tenui, dove il giallo e l'arancione sono diventati colori rari. Guardate la differenza tra le prime due partite di Quidditch e questa. Scegliere di far piovere, di ambientare una scena di notte o nella neve, il clima cambia i colori e cambia il modo di percepire le scene. Il film inizia con l'incantesimo Lumos e gioca con la luce del Patronus e le candele. In ogni scena ne approfitta per ricordarci questa dicotomia tra luce e oscurità. Poi, beh, il film è fatto di lunghe e difficili sequenze senza tagli, personaggi che appaiono di sfuggita ma hanno un ruolo che rende il mondo più vivido, come le carrozze a cui il libro accennava, o l'esistenza del coro di Hogwarts e tanti, tantissimi animali. Gufi, pipistrelli, buoi, cani, gatti, topi, corvi, tutti ammaestrati. Neanche uno fatto al computer! Insomma, Cuarón si è chiaramente divertito a fare questo film. Ha scelto i suoi personaggi preferiti e ha dato modo allo spettatore di seguirli con inquadrature molto personali, come se fossimo in mezzo alle scene, storti o seduti in piedi. La camera si volta, nota dettagli, si prende il tempo di osservare. Ti dà l'impressione di entrare nella sala grande e seguire pezzi di conversazione di tutti gli studenti che attraversi. Guardate che piani sequenza. Ci sono diverse scene lunghe ma mai pesanti. I personaggi si spostano nello spazio e cambiano illuminazione e girano intorno a un poster su cui continua a scapparti l'occhio. Cuarón sa che lo guarderai e sa che questo ti aiuterà a ricordare il volto di Sirius Black. E questo ti aiuterà perché quando sarà lì davvero tu saprai esattamente chi è, senza che nessuno lo debba ripetere. E saprai subito che i personaggi sono in pericolo e sarai in ansia senza che nessuno te lo spieghi. Oh, giusto, dimenticavo. Qualcuno di voi odia questa scena, vero? Perché Harry non può fare magie fuori da scuola. Lo dice alla fine del primo anno. E lo ripete all'inizio del secondo. Ma qui invece fa una magia. Fuori da scuola! Allora ragazzi, per fare questo video mi sono andato a cercare la sceneggiatura. Per sapere che cosa fosse colpa o merito del regista e che cosa dello sceneggiatore. E questo pezzo di sceneggiatura è... illuminante. Harry sta leggendo un libro di Punto Violeta. Estremi incanti. Infatti Harry non sta illuminando il libro per leggerlo. Harry può usare questo incantesimo perché Harry sta eseguendo un compito delle vacanze, ovvero imparare a usare Lumos Maxima, incantesimo che tornerà utile per tutto il film e che viene insegnato proprio nella pagina del libro che Harry sta leggendo. E non solo! In questa scena, per di più, Harry perde il controllo dell'incantesimo, anticipando quello che scopriamo in questo film, ovvero che Harry è un mago molto potente e che i suoi incantesimi hanno grandi poteri. Cosa che nei film precedenti c'era stata detta, ma non c'era mai stata mostrata. Qui invece Lupin tira fuori il potenziale di Harry. E non solo! Spero abbiate notato che Lupin viene mostrato malato, debole e degrada nel corso dell'anno.
trattando la licantropia come un male incurabile. Vi ricorda qualcosa? Più che un semplice si trasforma una volta al mese. Se l'avesse fatto un altro regista, probabilmente l'avrebbe trattato come un personaggio normale che a un certo punto a sorpresa salta fuori col lupo mannaro. Invece no, qui ti fanno preoccupare per lui, ti fanno dire: oh mio Dio, ma è malato? E poi, beh, come Columbus, Cuarón cambia le scene noiose. Nel libro la zia vola solo sul soffitto, qui vola letteralmente via e viene recuperata vicino a una ciminiera. E mette KO Dudley! Nel libro il nottetempo è solo veloce, qui invece è folle, pieno di gag. Fierabecco nel libro vola intorno agli alberi poi torna giù. Nel film è una delle scene più entusiasmanti dell'intera saga, che ci fa conoscere il castello e ci fa amare Fierabecco. E poi l'idea di mago. Nel libro e nei film, le streghe hanno i capelli a punta, sembrano tutte uscite dal mago di Oz. Nel terzo film, invece, Cuarón si chiede: ma com'è fatta una strega? Perché potrebbe essere una veggente con ninno e le bandane, la cui aula è praticamente una tenda da chiromante. Potrebbe essere una strega voodoo ed essiccata. Le teste essiccate, avete presente? O parliamo di scene comiche tenute scartate. Allora, quelle che nel libro non c'erano? La vecchietta. Il libro che cerca di accoppare Harry, la cameriera, la professoressa Kuman che vede ciò che gli altri non vedono, ma non vede il tavolino, il professor Piton in questa scena, Ser Cadogan che flirta con il quadro della professoressa McGranite. Cuarón riesce a farti ridere con un albero! Un albero! Ma Cuarón ha anche realizzato le scene più spaventose della saga, mentre nei film di Yates un lupo mannaro è solo un uomo peloso. Cuarón invece scompone l'intera colonna vertebrale di Lupin. Anzi, concludiamo così, facciamovi vedere la cura dei dettagli di Cuarón. Ok? Guardate Fierabecco. Guardatelo attentamente e... Ecco qua. E poi non ditemi che non merita un Oscar. Immaginate se fosse stato Chris Columbus a fare tutti i film della saga, chissà come avrebbe fatto il terzo. Pensate che a quanto pare lui voleva che Fierabecco fosse un animatronico, che non avrebbe mai funzionato, non avrebbe mai fatto tutto quell'effetto che ha all'interno del film. Oppure immaginate se Cuarón avesse fatto tutti i film della saga, come avrebbe fatto i primi? Come avrebbe fatto i successivi? Cioè, voi che idee avete? Ora, il terzo film non è il mio preferito della saga. Nonostante ciò, riconosco che è chiaramente quello con la regia migliore, non c'è piove. Cioè, sì, piove un sacco in questo film.